richiameremo più presto. Arrivederci. E quando sarebbe sparito il conte? Da 3 giorni. La nipote lo chiama sempre, tutte le domeniche. Ma l'ultima volta non ha risposto, neanche negli ultimi giorni. E non era mai successo prima? No, il conte di Norfi ha 75 anni ed è l'unico parente che ha. Pare siano molto legati. Da te? Sì, certo. Pare di venire qui una volta alla settimana a fare provviste per il conte. Sì. Ah, noi ci siamo già visti altre volte. Non so, non mi ricordo. Bar Pippo, da Gemma? No, non vado spesso in centro. Scusi, Paride è venuto anche questa settimana, no? È un suo cliente fisso, se lo dovrebbe ricordare. E mi sembra di no. No, questa settimana non è venuto. E ultimamente ha notato qualcosa di strano dalle parti della villa? No, lì non succede mai nulla. Ecco, il conte fa una vita molto ritirata. Non statela a sentire, mia figlia. Da mesi alla villa è tornato il viavai. Il viavai? Sì, quasi come 30 anni fa, quando Paride veniva a fare la spesa per almeno 20 persone al giorno. Mi sono comprato il negozio con i soldi del conte. E adesso è ritornato tutto come 30 anni fa? Il viavai, sì. La spesa no. Quella è ancora scarsa. 2 uccellini mangerebbero di più. Sì, insomma, spesa a parte. C'è un gran viavai di gente tutti i giorni. Tutti i giorni no. Solo il martedì e il venerdì vanno e vengano tanti bei macchinoni. E come mai lei non lo ricordava questo, Severina? E non ci faccia caso. Mia figlia ha sempre la testa fra le nuvole e non si accorge mai di nulla. Non sia così severo con sua figlia. Tu devi scherzare per forza. Devi fare la battuta. Non sia severo con sua figlia. Oh, ma mi vengono così. Torna dopo. Hai visto se il concorso non si faceva sulle Dolomiti? Tanto non si può mai sapere uno spiffero, una corrente, capì? Poi come si fa? E comunque io stamattina ci avevo 39. Ah, beato te, io tenevo 41. Ma coprirsi troppo non aiuta. Ci deve essere sempre un bilanciamento fra temperatura interna e temperatura esterna. Vabbè, stanno varie scuole di pensiero sulla febbre. E comunque si stanno mettendo in fila, là. Vediamo di non farci cacciare prima di iniziare. Non ti preoccupare, tutto sotto controllo. Questo è il random check. Che cosa? Siamo all'aeroporto, questo check. Il controllo casuale. Ricordo ai signori concorrenti che tra 20 minuti scade il tempo per consegnare, quindi affrettatevi a completare le risposte.